Alla regione sbloccata la spesa, pagati gli stipendi di 18.000 dipendenti. Alla provincia di Agrigento garantito il rapporto di lavoro dei contrattisti fino al 31 dicembre 2014. Davide Saglia. La regione paga gli stipendi ai 18.000 dipendenti dell'ente. Dopo settimane di incertezza causate dalla quasi totale bocciatura della finanziaria, viene quindi sbloccata la somma necessaria ad accreditare i salari. Ma ciò non è bastato a placare gli animi dei regionali, che sono scesi in piazza per protestare contro il governo Crocetta. Viene contestata la paralisi della pubblica amministrazione, viene chiesta la riorganizzazione degli uffici e lo scongelamento delle quote di salario accessorio. Viene chiesto inoltre il rinnovo del contratto di lavoro, fermo dal 2017, con il conseguente adeguamento al costo della vita. CGIL e CISL e UIL rivolgono a Crocetta l'accusa di essersi rifiutato al confronto con le parti sociali e la protesta è stata portata avanti anche dalle sigle di Cobas e Codir, che mostrando la gigantografia di una busta paga da 992 euro hanno manifestato davanti la sede della regione per smentire le voci che vogliono i dipendenti regionali come una voce onerosa sul libro paga del bilancio siciliano. Novità contrattuali invece alla provincia di Agrigento. Con determina del commissario straordinario Benito Infurnari è stata disposta la prosecuzione fino al 31 dicembre 2014 dei contratti riguardanti 26 lavoratori dell'ente. Con questo provvedimento la provincia, dopo l'approvazione della legge finanziaria della regione, ha assicurato continuità lavorativa ai dipendenti ed ha assicurato il posto ai precari in scadenza di contratto. Ciò in funzione dell'attuale mantenimento delle competenze previste dall'ordinamento, in attesa che venga fatta definitiva chiarezza sull'istituzione dei liberi consorzi.